Siamo nel cimitero di Menaggio, sul lago di Como. Come vedete è un cimitero monumentale. Ci sono tombe molto artistiche, ricche di sculture. Fra cui alcune di benefattori locali a cui hanno intitolato delle vie. Però i personaggi più illustri non sono in queste tombe. Ecco, il più illustre ospite di questo cimitero. In una celletta, il grande disegnatore, illustratore e pittore, uno dei più importanti in Italia, Daniele Fontana. È qui perché un suo amico si è interessato e ha evitato la dispersione delle ossa in un ossario comune. Mi auguro che il sindaco di Menaggio sia al corrente di chi ha nel suo cimitero. Ovviamente è stato prima seppellito e poi esumato, credo in un altro cimitero, perché è morto nella vicina Sala Comacina, e poi portato qui a cura di un suo amico. Altra zona e altro pittore, anche se meno importante, molto bravo e valente. Bruno Zimonti. Due pittori, le tombe più illustri di personaggi noti e pubblici e illustri nel cimitero di Menaggio, sul lago di Como.